Luca Mazzoleni, vita da rifugista, perché questa scelta di vita? Ma è un caso, è stato. Ero un ragazzo, ho deciso di provare. C'era un rifugio quasi abbandonato che era il Duca degli Abruzzi. Ho cominciato lì a 18 anni e ho continuato. Da subito era un lavoro, solo che all'inizio non sapevo che ci sarei riuscito a vivere. E poi con il lavoro, con la fatica e con anche un po' di occhio siamo riusciti a campare. Passando al Franchetti le cose sono migliorate anche dal punto di vista di lavoro economico, diciamo. Quelle della montagna, che sono difficoltà, ma sono anche piacevolezze, diciamo così. È una cosa particolare, devi portare sulla roba, però può essere bello anche fare la camminata, è sicuramente molto interessante portare la roba con l'elicottero, affrontare delle difficoltà che altrove non c'hai. Ci sono anche i problemi che questa montagna ultimamente sta dando. I problemi, per quanto può sembrare paradossale, al Franchetti sono molti meno che a valle. Cioè il terremoto l'abbiamo sentito, ma non ho fatto neanche una crepa. Nevicate eccezionali sono la norma, quindi alla fine ne ho sofferto come tutti gli altri abruzzesi, come abitanti a Pietracamela e quindi di un paese terremotato. Onorati di aver qui stasera Luca, perché Luca per noi rappresenta uno stile di vita e vogliamo far conoscere il grande lavoro che fa, perché lui in pratica è un albergatore d'alta quota, ma stasera vedremo ha tanti, veramente, tanti impegni, tante problematiche che riesce a portare avanti veramente in maniera splendida. Che si possa poi nel tempo andarlo a trovare per vivere la bellezza del Gran Sasso, perché noi abbiamo una montagna che veramente è bella e va conosciuta e vissuta.